Salve a tutti ragazzi, un saluto Andrea Mereu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, nuovo aggiornamento di Fantacalcio. Ebbene sì, porto anche questa settimana l'aggiornamento perché il primo aggiornamento relativo alla seconda giornata del campionato dei Fantacalcio, degli YouTubers con i supporters & Co. è andato molto molto bene e quindi allora mi avete dato lo stimolo per portare anche questa settimana un nuovo aggiornamento. Mi raccomando, se volete che tra 2 settimane, perché ricordo appunto che adesso c'è la pausa delle nazionali, quindi si tornerà in campo praticamente tra 2 settimane. Mi raccomando, se volete un nuovo aggiornamento, spolliciate più non posso. Arriviamo almeno a 70 like, quindi dai ragazzi, un risultato abbastanza fattibile per voi. Detto questo, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere che cosa è successo in questa giornata in cui affrontavo la Longobarda del buon Diermet l'Eccelso. Cominciamo subito, intanto io mi sposto così almeno vi farò vedere qualche grafica. Iniziamo dal Castel 92, ovvero la mia squadra. Il Castel 92 si schierava con Stracoscia in porta, che praticamente in Lazio Frosinone fa una partita normale, prende un 6. Ovviamente il solito ballottaggio in questo caso tra Stracoscia e Audero. Ho scelto Audero perché potenzialmente, ho detto, Audero potrebbe veramente prendere uno o più gol contro il Napoli. In realtà così non è stato, però alla fine non mi mangio le mani perché Audero ha preso praticamente 6, quindi in questo caso la scelta sarebbe stata appunto indifferente. Comunque bene così, Stracoscia molto bene. E poi abbiamo la difesa a 3 con Pezzella, Koulibaly e Bani. Allora, Pezzella German con la Fiorentina fa una discreta prestazione, però c'è anche una munizione e quindi prende 5 e mezzo. Bruttissima, bruttissima prestazione di Koulibaly, che dovrebbe essere il mio top di reparto e per ora veramente sta andando malissimo, perché nelle prime 3 giornate veramente ha fatto male. Anche in questa terza giornata fa male, prende 5. Mentre invece fa molto bene Bani, 6 e mezzo. Ho messo Bani per quale motivo? Perché praticamente Colley, che avevo preso all'asta come titolarissimo della mia difesa 3, in realtà, come temevo, ha perso il posto già in questa seconda giornata per via dell'arrivo di Tonelli. Tonelli sapevo perfettamente che con grande probabilità sarebbe stato titolare. Purtroppo io durante l'asta non l'ho preso, perché sapete perfettamente che l'asta è avvenuta l'ultimo giorno di calciomercato e Tonelli era ancora a Napoli, quindi non c'era ancora l'ufficialità vera e propria. In ogni caso, comunque, fortunatamente ho preso diversi difensori centrali titolari, tra cui Bani, che con il Chievo fornisce un'ottima prestazione 6 e mezzo. Dunque difesa bene ma non benissimo. Andiamo al reparto di centrocampo, dove invece troviamo De Silvestri, che prende un 6, quindi una sufficienza comunque positiva con il Torino, mentre le soddisfazioni sicuramente arrivano dai centrocampisti centrali. Perché? Perché con un po' di rischio decido di schierare Barella, e Barella mi dà soddisfazione perché prende 7 più il gol, quindi 3, 10, senza ammonizione, incredibile, senza ammonizione. E ovviamente la soddisfazione arriva anche da Raja Nainggolan, la prima partita con l'Inter subito decisivo, 7 più 3, 10, quindi bene così per quanto riguarda i centrocampisti centrali e bene anche nelle scelte per quanto concerne il centrocampo, perché il dubbio poteva essere se schierare eventualmente un Kurtic, che invece è andato molto male con la SPAL, mi sembra che abbia preso 5. Mentre molto bene anche Lazzari della SPAL, che si conferma sicuramente su standard positivi, perché nonostante la SPAL perda contro il Torino prende comunque un buon 6,5. Andiamo là davanti invece, dove diciamo la verità, non è che arrivino delusioni, però effettivamente i bonus devono arrivare dall'attacco, cioè io mi aspetto che i bonus arrivino più dall'attacco che dal centrocampo. In questa giornata così non è stato. Perché? Perché Chiesa, per amor del cielo, 6,5 più lo splendido assist a Benassi, quindi 7,5. Simeone invece, partita opaca, che comunque viene in qualche modo premiata con un 6, mentre Berardi praticamente è l'unico che non segna in Sassuolo Genoa, nello specifico è l'unico del Sassuolo che non segna. E ragazzi, mi mangio le mani per quale motivo? Perché questa settimana non ho voluto schierare Politano, il quale invece praticamente fornisce anche questa settimana un assist. Avrebbe preso infatti 7,5, 6,5 più 1, appunto 7,5. Mentre invece, vi dico la verità, il 6,5 più 1 legato all'assist a Gervinho da parte d'inglese è un po' imprevedibile, cioè ci sta come scelta, quindi non mi mangio tanto le mani per aver
lasciato appunto Inglese in panchina, anche se poi vedrete. Insomma, comunque questo è il risultato comunque a livello di pagelle per quanto riguarda la mia squadra. Non vi svelo niente perché, ragazzi, ovviamente non è andata appunto bene. Non è andata bene perché la Longobarda si schierava con un 4-3-1-2, la Font in porta che li prende 6, la difesa a 4 con Asamoah che li prende 6 con l'Inter, Silvestre che li prende 6 con l'Inter, e poi abbiamo un culo, e diciamo che in qualche modo un culo me l'ha messo, perché poi lo vedrete, nel senso che questo gol che arriva praticamente nei minuti finali comunque di Torino Spal risulterà decisivo, molto molto decisivo, ma non solo questo, ma sicuramente in termini cronologici risulterà decisivo. In ogni caso, culo riprende 7 più 3 10, quindi buon per Mattia. Abbiamo poi il 6 di Zampano, quindi insomma comunque una difesa che veramente rende molto molto bene Mattia, perché comunque non c'è nessuna insufficienza. Andiamo al centrocampo, dove non li gioca Hamsik nel Napoli, e praticamente per un discorso di giocatori disponibili lì entra addirittura un difensore centrale, Lemos del Sassuolo, che prende 5, quindi praticamente lui invece di giocare a 4 ha giocato a 5 in difesa. Abbiamo poi praticamente il centrocampo che è a 3, quindi con Acqua che li prende 5 e mezzo, Bradaric che li prende 6, dico soltanto 6 perché comunque secondo me in 6 e mezzo, avendo visto la partita, ci poteva stare, vabbè, diciamo era meglio che fosse andato male da questo punto di vista per il fantacalcio, bene comunque per il Cagliari, mentre invece molto male Pasalic che li prende 5. Là davanti invece c'è la coppia juventina formata da Cristiano Ronaldo e Mandžukić. Io mi aspettavo sinceramente lo sblocco di Cristiano Ronaldo, addirittura una doppietta, pensavo appunto, visto che giocava chiaramente contro di me a fantacalcio. Invece Cristiano Ronaldo fa malissimo, li prende 5, mentre Mandžukić li fa molto bene perché fa gol più assist, quindi il suo 7 e mezzo si trasforma in 11 e mezzo. Allora ragazzi, attenzione, perché qui qual è il risultato secondo voi? Qual è il risultato? Ve lo faccio vedere. Il risultato praticamente è 72 per la Longobarda, 75 e mezzo per il Castel 92, tradotto 2-2. Ragazzi, incredibile, incredibile. Ancora una volta, nonostante un buonissimo punteggio, non riesco a vincere. Per praticamente sfortuna anche in questo caso, perché le sfortune sono legate sostanzialmente sia al gol di Nkulu, perché senza quel gol praticamente nel finale di Torino Spal Mattia sarebbe stato praticamente sotto la soglia dei 72 punti e quindi avrebbe fatto un gol e avrei vinto, ed eventualmente avrei dovuto schierare nel caso sia Politano che Inglese, che con i loro bonus mi avrebbero fatto arrivare a 3 gol. Però ragazzi, oggettivamente, insomma, lasciare fuori Inglese in Parma Juventus ci stava, Politano poteva esserci, però con il Berardi che mi aveva fatto appunto 2 gol nelle prime 2 giornate, insomma, l'ho voluto mettere e niente, purtroppo non mi ha dato soddisfazioni. Quindi un altro pareggio, ancora una volta la vittoria che è rimandata purtroppo. Andiamo velocemente a vedere i risultati della Lega, quindi oltre alla Longobarda Castel 92 che finisce 2-2, abbiamo un altro 2-2, un altro risultato veramente pirotecnico tra Timballo e Scetti Casteddu, quindi Ricky contro Samu. Abbiamo poi un altro pareggio invece a reti inviolate fra Shamantin, che è la capolista, contro Sporting Gol, la squadra di Carmi Special, quindi 0-0. Abbiamo poi la prima vittoria, se non mi sbaglio, in questo campionato di Miro con la sua FC Miracolo su Jogurtin FC, 2-0. E infine abbiamo la vittoria di Marco Snake Team contro Duda la Dea, 1-0, per una classifica che ci dice dunque che Shamantin, quindi il buon Biagio, si conferma capolista con 7 punti. Abbiamo poi Snake Team Marco con 5 punti secondo. Abbiamo poi una serie di squadre, ossia 3 a 4 punti: Jogurtin FC, FC Miracolo, Sporting Gol. Abbiamo poi 2 squadre a 3 punti, Timballo e la Longobarda, e poi abbiamo 3 squadre a 2 punti che sono la mia, cioè il Castel 92, Scetti Casteddu, quella di Samu, e la Dea di Duda. Ragazzi, ancora una volta vi faccio notare come il mio punteggio, che in questo caso è diventato il migliore della Lega, perché nel turno precedente era il secondo, il migliore risultato della Lega con 227 punti e sono ottavo. Ragazzi, questa è la dimostrazione di come il fantacalcio è delle volte veramente brutale, veramente non so veramente trovare l'aggettivo per descrivere il fantacalcio, veramente una cosa allucinante. Comunque ragazzi, questa è la giornata, quindi ancora una volta purtroppo devo rimandare il festeggiamento per la prima vittoria. Io sono contento della mia rosa sinceramente, ma purtroppo mi scontro sempre con avversari che fanno almeno 2 o addirittura 3 gol, quindi spero di essere più fortunato nel prossimo turno.
fatemi sapere dunque che cosa ne pensate voi di questa giornata del fantacalcio, quali scelte avreste fatto diverse rispetto a quello che ho fatto, se avreste messo Inglese e Politano al posto di Simeone e Berardi. Ovviamente fatemi sapere anche che cosa avete combinato voi nei vostri fantacalcio, fatemi sapere tutte queste cose qui sotto nei commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto spolliciate, arriviamo a 70 like per un nuovo aggiornamento del fantacalcio fra 2 settimane, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente viva il calcio sempre e comunque, ciao ciao!